Braia per me è ainda com mazabuca, com um buquira. A vina vina maningi. Braia, na vina maningi, tem pois. E eu penso que o facto de até me dar o dia de Fada Claudio, o meu irmão do coach Casemiro. Fada Franco. Fada Franco. Alicuti, Fada Franco. Ma bamboetti vale poco. Muzi, Anna Marina. Vieta. Lero, 3 years from here. A me sono questi. Siamo a Bamboetti. Don Antonio, che effetto fa tornare dopo qualche anno qua? Vedo che la lingua va ancora bene. Sì, dopo qualche secondo la lingua si riprende, si scioglie come una volta e uno si sente a casa come una volta. Ecco. Sembra quasi che il tempo trascorso in Italia, questi 3 anni, sia cancellato in pochi secondi. Ti mancava questa terra? Sì, quando si ritorna ci si accorge che ci si è allontanati fisicamente o geograficamente, comunque il cuore ha vissuto tempi lunghi e quindi l'esperienza che uno ha vissuto esce ancora immediatamente come una volta. Quindi, però sì. Nelle cose più importanti del tuo essere stato qua, quanti anni? Beh, ho trascorso 12 anni e con i giovani, con i ragazzi, con gli adulti, con i malati, negli ospedali, nelle piccole comunità cristiane, quindi si è fatta un'esperienza diciamo diversificata ma sempre a contatto con le persone. Ma che cosa hai portato a casa? Ma tante cose, quello che penso importante è il gusto delle relazioni, che qui sono più immediate, più trasparenti e più spontanee, questo penso che è importante anche per noi di Milano. Cosa c'è di diverso da quello che pensiamo noi dell'Africa rispetto a quello che è l'Africa? Ma tante volte si pensa all'Africa come un mondo totalmente diverso dal nostro, comunque un mondo a parte, sconosciuto. In realtà quando si arriva, quando si conoscono i volti, le persone, ci si accorge che il cuore, le difficoltà, si cambia qualche aspetto, ma poi sono riconosciute comuni, insomma, quindi è qualcosa che è ancora vicino al nostro cuore, ecco, di uomini, di donne di oggi. E c'è un cambiamento che hai dovuto fare venendo qua, appunto anche tu come mentalità, come impatto con le persone? Sì, i cambiamenti purtroppo sono richiesti, ecco, se uno vuole entrare dentro in questa storia nuova e quindi purificare un po' il nostro cammino fatto, incominciare a conoscere culture diverse, rendersi un po' stranieri anche noi e chiedere di essere accolti dagli altri. Questo penso è importante perché normalmente noi accogliamo gli altri e siamo a volte incapaci di essere accolti o di accettare di essere accolti, questo è importante. Ci sarà sempre bisogno di preti ambrosiani qua o i prossimi 50 anni saranno diversi? Beh, io penso che c'è bisogno sempre di grandi scambi culturali, diciamo di evangelizzazione. Non è detto che servono sempre i preti ambrosiani, anzi, con più la chiesa locale cresce, penso che potrà esprimere invece ministeri diversi, capacità di annunciare il Vangelo, la chiesa stessa d'Africa. Ecco, la presenza invece dei laici in questa terra? La presenza dei laici in questa terra è una presenza significativa perché i laici sanno che la chiesa è loro. E quindi anche se non c'è sacerdote portano avanti il cammino della comunità cristiana, pregano insieme, vanno a trovare gli ammalati, si sentono veramente chiesa con tante responsabilità. Grazie. Scusa l'improvvisazione, ma mi è piaciuto. Stendere!